Era abbastanza ostruzionistica da parte dell'Empoli, inquadrato intanto Riccardo Cacà. Riccardo Cacà che anche nella precedente partita col Modena era partito in panchina, non può giocare, per cui gioca Cafu con Costa Curta che fa il centrale con Maldini e poi contro il Boca Cacà al posto di Rucos. Riccardino Cacà pronto a entrare, il possibile. Poi infatti quando il Milan sarebbe tornato nel 2007 a Yokohama si sarebbe preso molto più tempo. Atalanta Milan e Regina Milan. Ecco intanto la sostituzione inviata di Sky, Martina Maestri, aveva colto da Silvano Ramaccioni che sarebbe uscito Pirlo per Cacà. Eccolo il cambio. Riccardo Cacà in campo al 29esimo del secondo tempo sullo 0-0 di Empoli-Milan. Esce Pirlo, quindi Milan si ridisegna. Rimane in campo anche Rui Costa. Quindi Milan che adesso è in campo così, con un centrocampo, diciamo, Gattuso, Seedorf, Rui Costa e Cacà dietro le due punte, Shevchenko, 0 del Castellani. Ecco Paolo Maldini che tocca per Riccardo Cacà appena entrato al posto di Pirlo, il 22 di Cacà che parte molto da dietro, servito Gattuso. Ancora Cacà, avanza Riccardino servendo Costa. E Shevchenko e Thomason attualmente davanti, sì, una sorta di 4-4-2 molto offensivo che potremmo chiamare 4-2-4, insomma. Quello con cui il Milan, il modulo con cui il Milan di Empoli. E poi avanza Gattuso che allarga centralmente per Cacà. Cacà prova ad andare fisicone, quello di Ambro, però aveva questo balzo, questo stacco di testa che negli assalti finali poteva tornare utile. Seedorf mette palla a terra, servito Cacà con la maglia numero 22. Eccolo Cacà, avanza Cacà. Ecco Cacà, palla sul destro, il tiro meraviglioso, il gol di Riccardino. Meraviglioso, meraviglioso il gol di Cacà dalla lunga distanza, 1-0 Milan all'81esimo minuto dopo 81 minuti di partita collosa, cerebrale, paziente da parte del Milan. Queste sono le partite che bisogna fare in trasferta: pazienza, tenere lo 0-0, tenere le distanze e poi alla fine inventarsi qualcosa nel finale quando le partite sono collose. Cacà, gran botta, un gol splendido di destro, Bucci, Indino Cacà, proprio nel momento in cui il Milan più ne aveva bisogno. Thomason, vedete che non va in fuorigioco, è una palla, aveva segnato a Bruges, aveva segnato un gol a inizio ottobre con l'Inter nel derby, un gol a inizio novembre a Bruges, un gol molto bello anche quello. Tanto Paolo Maldini fa da frangiflutti, riporta sull'azione del Milan, chiuso Shevchenko. Ecco allora Pancaro, ecco allora Cacà. Cacà è partito da lì, ancora una bellissima palla di Cacà per Seedorf. Uno bandiera della Lazio, onesta negli anni d'oro della Lazio, l'altro colori bianco celeste. Ambrosini, servito in avanti Cacà, attaccato duro, poi Gattuso, quindi ancora Scebotti, ancora Gattuso, l'appoggio in avanti per Cacà. Cacà punta, Cacà va, Shevchenko, Shevchenko chiuso. E poi Dida davanti ai 12.791 spettatori di Empoli che hanno ammirato il gol. Palla lunga verso Riccardino Cacà che la spizza di fronte aperta, poi subito da Ambrosini. Poi prova a ripartire il Milan con l'arbitro che ha lasciato giocare. Ecco il tocco. E poi finisce la partita. Un successo importantissimo per il Milan, pesantissimo a livello di punti, un successo che sembrava non volesse arrivare. E poi Cacà. Poi Cacà, da una palla che sembrava ferma, da una palla che sembrava interlocutoria, ha tirato fuori una traiettoria meravigliosa. Milan vince a Empoli il 6 dicembre 2003 e vola a Yokohama per la finale mondiale col Boca.